corso Sviluppo Collezioni dura 4 settimane. Di queste 4 settimane, la prima è dedicata al disegno a mano libera. Lo scopo principale non è quello di sviluppare già nella prima settimana una loro collezione oppure un'idea di linea di collezione, ma devono semplicemente imparare un metodo per poter disegnare le borse in modo più o meno veloce, con diversi punti di vista, per far capire poi in un secondo momento quale saranno le direzioni, quale sarà lo stile in realtà della collezione che vogliono progettare. Scopo dell'ultima settimana. Il metodo per poter imparare a disegnare una borsa è un metodo studiato qui presso la nostra scuola, in cui anche chi parte effettivamente da zero, non ha mai preso una matita in mano, può essere in grado alla fine della settimana di riuscire perlomeno a mettere su carta le sue idee. È chiaro che c'è chi ha più talento e chi ha meno talento nel disegno a mano libera. Sicuramente ci sono persone che in modo molto naturale sono in grado di rappresentare quello che è nella loro mente, ma la cosa più importante è che la visualizzazione della realtà deve passare attraverso un sistema di disegno molto, molto fluido, che permetta di capire al primo momento il tipo di borsa o le soluzioni tecniche che vengono utilizzate. Il metodo di disegno a cui mi riferisco parte dal presupposto che una borsa, o comunque un oggetto di pelletteria, deve essere immaginato come iscritto dentro una costruzione tridimensionale, quindi una scatola tridimensionale, come si dice normalmente. Quindi in realtà il metodo parte insegnando agli studenti una costruzione geometrica, per esempio, di un solido. All'interno di questo solido vengono individuati dei punti chiave in cui si comincia a disegnare i vari componenti della borsa. In un secondo momento poi le linee vengono poi ripassate con la matita seguendo determinate geometrie per arrivare poi al disegno finito in bianco e nero, che verrà renderizzato nella seconda settimana del corso di sviluppo collezioni, in cui gli allievi impareranno a utilizzare gli strumenti digitali per renderizzare in modo molto veloce le loro stesse creazioni.